Sì, oggi mi ha incontrato fuori dalla sala della proiezione in stato di shock. Beh, insomma, chiaramente venire qua così è completamente diverso che venire con una produzione, facendo parte di un film, essendo un interprete, voglio dire, facendo l'interprete in qualche maniera, certo, c'è sempre il rischio, c'è sempre emozione. Però sei più protetto, è diverso, comunque c'è una rete che ti contiene, sei alle spalle coperte in qualche maniera. Così no, quindi è un modo completamente nuovo per me di venire a Venezia, di venire a un festival importante come Venezia. In più ovviamente c'è uno svelare tante cose, no? E c'è uno svelare tante cose, nel senso che comunque chiaramente ci sono delle cose molto intime, ci sono delle immagini, ci sono dei superotto, ci sono delle foto di famiglia, si vede mia madre, si vede mia sorella, cioè ci sono delle cose che io non sono una che chiacchiera in generale. Quando mi hanno sempre chiesto in questi 15 anni un ricordo, dici un ricordo di tuo padre, è una domanda alla quale io non ho mai risposto, perché non si può dire un ricordo di un padre. Così spero che non mi chiederanno più di raccontarci un ricordo di tuo padre, perché con questo lavoro credo che si veda qual è la complessità di un rapporto con un padre, anche con un padre così. Con tutti i genitori c'è una complessità di rapporti. Però lui non era un genitore qualunque, nel senso che era anche un uomo che è mancato molto alla famiglia, quindi comunque è un rapporto che è stato anche conflittuale, cioè. Riassumerlo in una battuta io non sono mai stata capace, però no, mi sembra che più di così, così muore. Ora quando ci vado, purtroppo ci vado molto schermato, nel senso, c'ho i miei percorsi, vedo le persone che vedo, non vado in strada. Però io ho molti amici della strada ancora. Insomma, sarà difficile per gli altri, io mi auguro che non sia mai difficile per me perché non mi sono mai trovato a disagio. Mi piacerebbe che mi raccontassi, Pasquale, dove hai conosciuto papà? A Via Elena. A Via Elena. Per strada. È un viale molto bello, parallelo a Via Caracciolo, quindi è parallelo al mare, con delle aiuole, con delle palme. Si pattinava in quella strada, si andava in monopattino, insomma diventava un posto di ricreazione, diciamo, ecco. Questa città, ci piaceva molto e ci andava stretta. E allora, in quegli anni, era il territorio di Vittorio. Il rapporto di mio padre con Napoli è stato sempre viscerale. Napoli profonda, Napoli la città, Napoli la terra, Napoli la cultura. È una terra, non so, che mi affascina intanto il clima, mi piace la gente. Gli corrispondeva profondamente a questo spirito molto, molto anarchico, però anche con delle regole molto precise, umane, relazionali. È una città calda, una città piena di vita, ma anche triste. Gli somigliava e ci somiglia. È una città tormentata. Di notte andava a conoscere Napoli, cioè la Napoli quella che può causare anche problemi. Problemi, certo. Ero uno che andava a curiosare in altri mondi che non mi era permesso conoscere. Per il gusto di sapere, per il gusto di capire, non so se tutto questo lo immaginava e un giorno l'avrebbe usato quando avrebbe fatto l'attore. Sostanzialmente me l'hanno proposta Daniele Angelotti, Francesco Del Grosso, che sono appunto che hanno fatto la regia. Beh, ho scoperto quanto fosse amato. La sua mancanza è una cosa che fa soffrire profondamente queste persone. Uno dei momenti che poi mi ha commosso particolarmente, che mi ha fatto rimanere senza parole, poi è quando Pino Daniele ci ha composto le musiche, insomma. E io non potevo credere a questa cosa, mi sembrava che si stesse veramente realizzando un sogno, mi sembrava come che tutto si stesse chiudendo, capito, il cerchio. Mi sembrava che tutto fosse giusto. L'ho conosciuto perché lui aveva lavorato forse proprio nella Piovra con un attore amico mio, Pasquale Anselmo. E allora andiamo in questa casa lì al Borghetto Flaminio lì. E io non mi ricordo di aver detto niente Sì. di. Sì.
notevole, qualche giorno dopo mi chiama Vittorio, dice: oh, sto tornando da Roma, che fai? Cioè, Vittorio Mezzogiorno, stiamo parlando di... Certo. Che non ha fatto niente. Ha colpito questo. Sì, cioè di una icona che tratta un attore giovane in un certo modo, certo, che non è una questione solo di democrazia, è una questione di atteggiamento con la vita, secondo me. Probabilmente lui si sentiva speciale, faceva bene come mi sentivo speciale io, cioè nel senso ognuno di noi è speciale, e non, perché bisogna essere competitivi, no, se certo, tu sei una cosa sola è speciale. Ma è anche poi quello che profondamente ho visto per esempio con gli attori di Brooke, cioè che comunque si pongono in una maniera paritaria. Direi che non c'è bisogno del piano né degli ordini del giorno né dell'ordine della fine della lavorazione. Vittorio era lì, gli piaceva rimanere nel set, gli piaceva guardare, aveva stretto una bella amicizia, una reciproca stima forte con Nino Manfredi, e una volta mi ha detto, dimenticare, ma non si può allungare il personaggio di Vittorio, e forse no, non era quello. Però è una battuta che è raro che uno la dica, un attore di un altro attore. Perché è chiaro che vedere un'immagine di un attore, soprattutto in un film riuscito, come poteva essere, non so, Tre Fratelli, Giocattolo, ma Barata, è chiaro che sarebbe stato forte, però è più facile. Invece io credo che portare la presenza di una persona che non c'è, senza mandare appunto in continuazione a rotazione spezzoni di film, in qualche modo è un po' una sfida. Abbiamo scritto insieme con Daniele Franchi le domande, i testi per le interviste, è più bello essere attivi piuttosto che facilmente un po' tra di questi tristemente. La cosa che devo dire mi ha colpito è veramente questa, cioè che sembra che sia passato molto poco tempo nel modo in cui la gente ne parla, sembra che sia passato un anno, ma non 15, questo è sconvolgente. Souviens quand il m'a raconté, même la maladie pour la toute première fois, il était devant quelque chose pour nous tous incompréhensible. C'était clair que la première réaction était la réaction du guerrier, qu'il fallait se battre. Et en même temps, même quand il a senti au début qu'il fallait se battre pour lui-même, pour les autres, pour la famille, avec toute sa force, c'était sans hystérie. Mm. Il n'était pas hystérique et fiévreux et paniqué, non. Il se dressait devant cela. Et je crois que cette dernière période, il y avait quelqu'un qui, naturellement, n'était pas bêtement, oh, alors c'est comme ça. Au contraire, il se tenait à cette, une lutte extraordinaire, mais l'axe était cette pureté. Vittorio è stato un uomo straordinario, prima ancora di essere un attore straordinario. Era una persona di cui ci si poteva fidare, un uomo leale. Quindi senza alcuna retorica era una persona per cui tutto quello che riguardava la sfera umana andava, diciamo, vissuto con verità, con lealtà, e questo, diciamo, era bellissimo di lui, parlando con gli amici da Marco Tullio Giordana o naturalmente Francesco Rosi. Il ricordo umano è grande quanto il ricordo dell'attore. Dopo 15 anni, come dire, è passato abbastanza tempo da consentire perlomeno un'oggettività. Io non avrei potuto raccontare questa storia 5 anni fa. Mi sembrava giusto farlo, ma non solo per una questione così, un punto, mio padre, la mia famiglia, la nostra vita, ma perché credo che sia una vita, la sua, e una parabola comunque piuttosto unica, e che quindi può trasmettere molto a chi vede questa storia, diciamo al servizio proprio di una missione, che era quella di fare questo mestiere in un certo modo, quella di divulgare un certo tipo di energia intorno a sé. Ma io sicuramente, diciamo, cose scoperte che non sapevo a livello di aneddoti, quello no, perché comunque mi ricordo molto bene quello che succedeva in questa maniera riguarda la mia vita infantile, adolescenziale, quindi ho
scoperto sicuramente, non sapevo quanto avesse lasciato negli altri, questo sicuramente non lo sapevo. Sapevo che aveva lasciato molto, tanta gente mi parla di lui, mi ha parlato di lui in questi anni, sapevo che il suo ricordo era molto vivo, però in qualche maniera non così tanto, nel senso che veramente una persona che, come diceva Daniele, al di là delle cose che ha fatto come attore, ha lasciato proprio un'energia, una scia in tutti. Questo è stato sorprendente ed è per questo che non è stato un viaggio triste, è stato un bel, cioè è stata una cosa che anzi secondo me ci ha caricato tantissimo di tanta energia, di molta più energia di quanto non avevamo quando siamo partiti. Quindi questo è stata una scoperta.